Salve a tutti, bentornati su Polvere e Fumetti e bentornati alla vostra forse rubrica preferita. Dovete diventare ogni settimana più povero della precedente o, come spesso ormai accade, come consuetudine, ogni due settimane peggio del precedente, perché la scorsa settimana fondamentalmente sono uscite veramente un paio di bazzeccoline e allora, come al solito, ho detto accorpiamo tutto quanto nel giro delle ultime due settimane uscite. Come sempre, se ci fosse qualcosa di interessante che voleste recuperare che vedete da questo video, trovate il link qua sotto in descrizione per poterlo fare su, ovviamente, Amazon. Oppure, meglio ancora, siete di Pavia Bazzicate da queste parti, li trovate come sempre belli, freschi ad aspettarvi presso la nerderia di Pavia insieme a questo brutto faccione. Mi raccomando, anche qua tutti gli indirizzi per molestarci sono qua sotto in descrizione. Cominciamo dal fumetto giapponese, dal manga, per cui questa settimana proprio è uscito anche il nuovo numero di One Piece, numero che corrisponde al 107esimo, ovviamente, e che già dalla copertina non solo ci mostra che stiamo proseguendo nel corso della saga di Egghead, quella che a memoria penso essere una delle saghe più entusiasmanti veramente uscite nel corso, appunto, degli ultimi anni della storia editoriale di One Piece, ma torna anche un pochino in, come dire, sotto i riflettori anche l'armata dei rivoluzionari, anche altri, come dire, sfere di influenza che fanno parte del mondo di One Piece e che di solito sono anche abbastanza importanti nel loro interagire con i personaggi di questo mondo. Sto parlando ovviamente di questo pellicano con tanto di cappello, che altro non è che il capo giornalista, appunto, del giornale di One Piece, di cui adesso mi sfugge il nome, che gioca un ruolo abbastanza importante, perché ovviamente è colui che dà il via a determinate notizie, a determinate cose che avvengono proprio nel mondo di One Piece, creando spesso e volentieri anche scompiglio nella popolazione del mondo intero. E poi abbiamo anche questo che mi sembra Re Cobra, sì, e l'ammiraglio Garp. Sappiamo che questo numero, insomma, per quei pochi fan della Marina, insomma, è un numero abbastanza importante e anche abbastanza decisivo sotto alcuni punti di vista. Però devo dire, come poche volte è capitato nel corso proprio della storia editoriale di One Piece, io personalmente mi ci sto reinfottando di brutto. Sto trascorrendo le tre settimane più lunghe della mia vita nel corso, appunto, di queste tre settimane di pausa che Oda si è preso per la pubblicazione tra un capitolo e l'altro, e insomma la sto patendo abbastanza, perché quello che sta succedendo in questi ultimi numeri è veramente piuttosto entusiasmante, ecco. Questi proprio sono alcuni dei nuovi membri dell'armata dei rivoluzionari di cui facciamo la conoscenza in queste pagine, e già da questo personaggio immaginerete che, no, in realtà anche lui è un personaggio dell'armata rivoluzionaria, ho fatto confusione con uno degli sgherri che bazzica nella ciurma invece di Barba Nera, che sarà un personaggio anche lui con un certo ruolo proprio all'interno di questo numero. Mamma mia, veramente che hype per One Piece in quest'ultimo periodo, veramente mastodontico. Passando invece a J-Pop, è già uscito il terzo numero di DRCL, Midnight Children, ovviamente di Shinichi Sakamoto, pubblicato, ripeto, da J-Pop al prezzo di 12 euro, esattamente. Siamo già arrivati al terzo, altro che io ho memoria, o comunque che io mi ricordi, dovrebbe anche essere l'ultimo uscito in Giappone, magari nel corso, ecco, delle ultime settimane, comunque degli ultimi mesi dall'uscita del primo volume in Italia. È già uscito un quarto e forse magari anche un quinto numero di questa storia bellissima, come sempre. Tutto ciò che Shinji Sakamoto, per quanto mi riguarda, tocca diventa oro, veramente in questo caso oro piuttosto nero, ma allo stesso tempo anche piuttosto scarlatto, visto che si parla di uno dei racconti più importanti della cultura popolare direi di tutto il mondo, ovvero ovviamente quello che riguarda il mito di Dracula, il mito del signore dei vampiri creato da Bram Stoker. E insomma, in queste pagine ci sono momenti abbastanza interessanti, ovviamente l'incontro con, appunto, questi lupi, che poi, se non mi ricordo male, esattamente libererà per a creare scompiglio nella cittadina di Londra, addirittura ste cose, veramente, cioè, capite perché io adoro Sakamoto, perché fa queste robe che sono, secondo me, fuori di testa, è veramente geniale, non solo nelle soluzioni grafiche che trova anche in questo caso per rappresentare incubi e morbose apparizioni, appunto, per i nostri poveri protagonisti, ma anche per via del suo stile estremamente dettagliato, estremamente raffinato anche in determinate scelte, nel modo in cui, appunto, racconta qualsiasi cosa che sia presente sulla pagina. Guardate, per esempio, il modo in cui il dettaglio in cui
è rappresentato il sopracamice, non so, come il gilet, ecco, di questo personaggio, pieno zeppo di dettagli, di grigori, insomma, è fenomenale, io lo adoro veramente Sakamoto, e sono contentissimo che tra l'altro non solo sia arrivato questo fumetto in Italia, ma anche che lui abbia proprio deciso di raccontare una storia dedicata proprio al Signore dei Vampiri, a Dracula, e a anche al contesto, insomma, della Londra in cui Dracula poi si va a invischiare, si va strisciando a infiltrare, perché lo ripeto, lo vedo perfetto proprio per il lavoro di Sakamoto, quindi figata, gran figata, uno dei fumetti più belli secondo me usciti comunque nel corso dell'anno scorso, uscito abbastanza in corner, ecco, sul fine del 2023, ma io lo sto adorando numero dopo numero. Spero proprio che comunque ci sia uno stacco a un certo punto, si lasci un po' anche la pubblicazione giapponese, come dire, in vantaggio rispetto a quella italiana, perché sennò poi dopo veramente dobbiamo patire dopo ogni numero che esce. Spero proprio che, ripeto, questa cosa non accada, perché mi sta piacendo veramente molto. Ero molto molto gasato appunto che Sakamoto potesse tornare anche nel nostro paese a lavorare su un nuovo fumetto. Bello, bellissimo. Mi piacerebbe che prima o poi, tra l'altro, anche Sakamoto ritornasse anche da noi a trovarci, insomma, magari con l'uscita di uno dei prossimi numeri di Midnight Children, o magari J-Pop con la pubblicazione di un artbook. Non sarebbe ora, magari, con l'uscita di DRCL, di pubblicare un bell'artbook di Shinichi Sakamoto, quel bellissimo blu che a me tenta tantissimo. Potrebbe essere un'idea, secondo me, molto molto interessante. Passando invece a Panini, per quanto riguarda semplicemente il fumetto giapponese, mi sono proprio buttato su questo nuovo fumetto, su Sanda, di Paru Itagaki, l'autrice di Beastars, un fumetto che a me non ha detto veramente niente, sin dal primo numero non mi ha comunicato alcun tipo di, come dire, vibe positivo, una roba che potesse piacermi, proprio no. Al contrario invece di questo Sanda, che mi incuriosisce in realtà più per quella che è una sua possibile premessa, nel senso che, a quanto ho scoperto, esiste proprio un kaiju chiamato Sanda, un kaiju che possiede, diciamo, ha quest'altro fratello con cui non solo si differenzia per colore del pelo, ma anche per luoghi di provenienza. E proprio questo Sanda è una creatura con la peluria, una creatura che ricorda un gorilla gigantesco, addirittura sono dei mostri creati dal sangue, comunque dai geni di Frankenstein, secondo la cinematografia giapponese è così, una roba fuori di testa, da bravi quali sono, e mi incuriosiva proprio per questo, perché il personaggio che appariva anche nella copertina regular, questa è la copertina variant che mi sono preso perché era rimasta banalmente soltanto questa, appunto, aveva questo vestito rosso che mi dava un po' questa idea. In più c'era questa barba, c'era un certo tipo di peluria che poteva anche far un po' ricordare quella che è la peluria di un gorilla gigantesco, proprio come sono appunto Sanda e Gorinka, se non mi ricordo male, il fratello appunto di Sanda. In realtà poi, leggiucchiando un pochino in giro, vedendo un pochino quelle che sono le, come dire, le sinossi o comunque gli approfondimenti su questo fumetto, parla di tutt'altro, però me lo leggerò comunque con un certo interesse, perché proprio nelle sue premesse sembrava essere anche qua molto molto interessante. Si tratta, mi sembra, di un Giappone ambientato nel 2080, in cui la società, per prevenire l'abbassamento demografico, ha cominciato sin in tenera età a destinare quelli che sono i bambini che dovranno maritarsi fra di loro, addirittura andando a eliminare tutte quelle che sono una serie di stimoli, non solo a quella che può essere una creatività, ma anche a quella che è la normale vita di un bambino, addirittura rimuovendo il Natale. E infatti questo personaggio che appare proprio in copertina, così un po' ammantato, con questa tutona dell'Adidas palesemente rossa e bianca, non solo, anche il cappuccio con questa cornicetta bianca ricorda palesemente proprio quello di Babbo Natale. Quindi c'è questa storia molto interessante. Questa è la cartolina che è in allegata con la variant, che vi faccio vedere immediatamente. È fatta su una specie di cartoncino ruvido, abbastanza carino, venduta al prezzo di 7,90€, mi pare, contro i 7,50€, non mi ricordo più, della copertina regular. Faccio vedere l'illustrazione, addirittura con questo bel mantellazzo, molto molto carina. Ripeto, ci sono questi due personaggi molto particolari, perché uno dei due sembra desideroso di assassinare l'altro solo per via della famiglia di provenienza di questo. Non si sa
poco e niente, solamente queste sono le prime pagine appunto di Sanda. Devo dire che non mi piace particolarmente come disegna Paru Itagaki. Proprio ho voluto fare totalmente, ripeto, un salto nel vuoto, andando contro anche quelli che sono un po' i miei gusti, giusto anche per non precludermi quello che potrebbe essere un fumetto carino o interessante per spunti o svolgimento, insomma. Ho detto proviamo a vedere comunque, anche se ho un po' di pregiudizio appunto legato a Paru Itagaki. Non mi piace molto, non mi piace soprattutto questo stile che mi ricorda molto i Super Deformed. Non mi piace, mi sembra troppo abbozzato sotto questo punto di vista, a mio gusto ovviamente. Però ripeto, non ho voluto precludermi, ripeto, la possibilità di poter apprezzare magari anche un fumetto di Paru Itagaki solo per questi motivi. Tra l'altro c'è di mezzo anche un po' la storia di Babbo Natale, come insomma si è evinto anche un po', ripeto, non solo da questa pagina ma anche un po' da quelle che, ripeto, sono le indiscrezioni che sono uscite prima che questo fumetto arrivasse ovviamente a essere pubblicato in Italia. Per cui sono abbastanza curioso, voglio vedere un po' come sarà questo primo numero di Sanda. Dovreste trovarlo ancora tranquillamente in fumetteria, è uscito la settimana scorsa, quindi sì, tranquillamente dovrebbe essere assolutamente per voi disponibile. E poi, sempre per Panini, tra l'altro ovviamente questa cartolina in allegato viene data soltanto acquistando il volume Variant, in caso vi interessasse avere anche questo piccolo cimelio. Sempre per quanto riguarda Panini Comics, sono uscite due cosine molto molto carine dedicate a Kazue Kato. La prima è ovviamente il nuovo numero di Blue Exorcist, di, ripeto, Kazue Kato come autrice, credo sia un'autrice completa. Se vi va tra l'altro di leggervi qualche pagina anteprima di quest'altro fumetto di Karukaya, spero che riusciate a inquadrare questo maledetto QR code per potervi leggere appunto anche queste prime pagine, madonna che fatica, quelle prime pagine appunto anche di questo fumetto. Niente, non so da fare, io spero che, eccoci qua, ce l'abbiamo fatta, nel caso in cui vi interessasse. Tra l'altro Blue Exorcist è un uscione di cui non parla praticamente mai nessuno, e secondo me è un peccato, perché nel suo essere è comunque molto molto standard, nel suo essere comunque totalmente in linea con quelli che sono i classici e gli stereotipi un po' del fumetto per ragazzi, è comunque molto carino, è molto curato nel suo world building, anche nel suo stile grafico. A me piace molto Kazue Kato, il motivo per cui mi sono comprato anche questo volume di cui parliamo tra pochissimo. Ripeto, la storia è essenzialmente banalissima. Abbiamo questo mondo di esorcisti, con tanto addirittura di una scuola, un corso di formazione proprio per questi esorcisti, cercando di anche indirizzarli in quelle che potrebbero essere delle branche appunto della lotta contro i demoni differenti, dalla possibilità di sfruttare delle armi, alla possibilità di utilizzare delle magie, degli incantesimi, alla possibilità di utilizzare invece erbe o comunque sostanze naturali per creare dei medicamenti o comunque diventare dei guaritori. Insomma, è già interessante secondo me questo tipo di applicazione, ecco, al mondo di Blue Exorcist. Siamo veramente a livello, cioè, non sto a raccontarvi banalmente la storia, ci sono due personaggi, due protagonisti che sono questi due fratelli, entrambi o forse solo uno figlio del demonio, figlio proprio di Satana, nato durante una notte in cui praticamente la maggior parte degli esorcisti che sono presenti nel nostro mondo sono stati completamente sbaragliati. E appunto è questa eterna lotta fra letteralmente le forze del bene e le forze del male. Ripeto, vorrei cercarvi anche qualche pagina di un pochino più di dettagli. Esatto, ci sono anche queste apparizioni, questi demoni che appunto vengono evocati da uno o dall'altro, che sono piuttosto carini, a me piacciono molto, fanno tantissimo ovviamente riferimento alla cultura giapponese, alla cultura shintoista, ma in realtà si va anche un po' a toccare, come dire, culture e folklori di un po' tutto il mondo, perché l'organizzazione degli esorcisti abbraccia letteralmente l'intero globo terracqueo, e quindi ci sono tutta una serie anche di influenze culturali che vanno un po' a collimare all'interno appunto di questo... Oh, eccoci qua, guardaci qua, siamo addirittura protagonisti, e insomma vanno un po' tutte quante a collimare all'interno quello che è del mondo dell'esorcismo. E se vi piace, insomma, è comunque un fumetto abbastanza rilassante, non so, a me trasmette estrema tranquillità, estremo relax nel leggere Blue Exorcist. È proprio un momento in cui mi lascio trasportare, insomma, dalla storia, e lo gradisco molto anche per questo motivo. E insieme proprio al nuovo numero di Blue Exorcist è uscito anche questo volumetto speciale chiamato Karukaya, l'agenzia, anzi
dall'agenzia Karukai alle case degli spiriti. Questa volta non è interamente realizzato da Kazue Kato, che in questo caso si occupa soltanto di disegnare, mentre la scrittura è di Fuyumi Ono, se non mi sbaglio proprio scrittrice dei racconti usciti originalmente in Giappone, proprio di queste storie. Si tratta di letteralmente racconti dedicati a questo misterioso protagonista. Tra l'altro anche qua, se vi andasse di leggere una preview di Blue Exorcist, potete farlo tramite questo linkettino, tramite il QR code che vi lascio qui. Appunto, mi sembrava molto interessante, oltre perché gradisco molto, ripeto, anche lo stile di disegno di Kazue Kato, anche perché ero molto curioso di vedere come questa autrice si sarebbe un po' destreggiata nel raccontare storie di questo tipo, quindi storie di fantasmi, di possessioni e di case infestate, ovviamente. Racconta tramite il suo stile, mi incuriosiva molto perché non ce la vedo tantissimo effettivamente che ha giocato a raccontare storie di questo tipo, a disegnare storie di questo tipo, quindi ho voluto acquistarlo non solo perché comunque apprezzo molto il lavoro di questa autrice, ma anche perché mi interessava molto quella che potrebbe essere un po' la sua applicazione in questi termini. Sono delle bellissime prime pagine a colori, veramente super super belle. Sarebbe stato carino avere anche tutto l'intero volume a colori, visto il risultato di questa lavorazione, però ovviamente il volume non sarebbe costato i 12,90 euro che costa normalmente. Tenete conto che è un volumetto abbastanza corposo, vi faccio un paragone con quello che è invece One Piece, che insomma è tankobon abbastanza di grandezza e di formato standard. Vedrete anche voi che insomma la differenza è abbastanza evidente. Mi incuriosiva molto proprio per questo aspetto, per il fatto di essere realizzato da un'autrice che a me piace molto, vi ripeto, e molto interessante vedere come si applicherà in storie di questo tipo. Devo dire che solo sfogliandolo non mi trasmette appunto un senso di ansia e di come dire sensazioni che per storie di questo tipo sarebbero come dire non richieste, quanto più facili da aspettarsi. Però ripeto, non voglio fermarmi a queste apparenze. Quando mi sarò letto il volume ovviamente vi farò sapere cosa ne penserò. Però è molto molto carino, sembra veramente anche questo piacevole da leggere. Ritrovo completamente tutti gli stilemi classici appunto di Kazue Kato, dello stile di Kazue Kato, per cui sono molto molto curioso. Se vi andasse di leggerlo, sapete che è appunto uscito settimana scorsa. Se volete provare anche un po' qualcosa di particolare, se magari volete vedere un po' come Blue Exorcist, se volete farvi anche un po' un'idea, perché effettivamente si tratta di cose abbastanza simili, però se vi andasse di provare, insomma, prima di buttarvi magari nel recupero di tutti i numeri usciti di Blue Exorcist, magari questo potrebbe essere un antipastino abbastanza carino, abbastanza interessante, per appunto avere un po' un'idea di come lavora questa autrice giapponese. E poi, passando invece al fumetto italiano, è uscito il nuovo numero di Dylan Dog, Terra Funesta. Copertina direi super super semplice, anche se non mi sembra, no in realtà sì, ci sono dei dettagli interessanti, sembrava semplicemente un terreno fangoso con pozzanghere e quant'altro, in realtà sono queste figure di cadaveri, come se fossero dei cadaveri bruciati proprio in copertina, scritto da Dario Sicchio con i disegni di Riccardo Torti. Disegni che gradisco, ho intravisto una vignettina aprendo proprio il fumetto e stavo già per non gradire, in realtà mi piace abbastanza, non è uno stile che vedo, come dire, là, già questa cosa mi piace. Questa cosa mi piace molto, questa roba lovecraftiana con questo dio mammellato mi piace molto, quindi questo numero ha appena guadagnato dell'interesse per quanto mi riguarda. Vedo anche queste strane formazioni di carne, di essere umano. Devo dire, non me l'aspettavo, spero proprio di non rimanere deluso, proprio perché gli ultimi numeri di Dylan Dog li sto veramente sfogliando praticamente, lo sto comprando per affezione nei confronti della testata, affezione nei confronti del personaggio, ma devo dire che i numeri che mi piacciono sono altri, questi proprio non mi stanno piacendo molto, neanche dal punto di vista grafico, lo dico proprio onestamente, sinceramente. Vedremo un po' se magari questo numero 451 potrebbe essere una piccola svolta. Mi sto cercando di ricordarmi se vedete i prezzi dei vari volumi.
mi sono mancato soltanto One Piece, che però sono 5,20 super classici. Blue Exorcist sono 5,20 anche lui, prezzo ormai standard per i fumetti shonen. Questo invece 4,90, ormai che questo siamo abituati da un po' di tempo a questa parte, ai 4,90 per quanto riguarda il personaggio di Dylan Dog, le uscite di Dylan Dog. Poi, passando invece al fumetto americano, è uscito il nuovo numero di Spider-Man, il numero 39 della testata regolare, con il preludio, possiamo così chiamarlo, a Gang War, questo mini evento che avverrà penso sulle pagine sicuramente di Spider-Man e probabilmente anche di altri personaggi che insomma bazzicano un pochino quello che è il mondo un pochino più urbano e suburbano della Marvel, e che quindi ovviamente hanno a che fare con dei personaggi legati al mondo della malavita, al mondo del crimine. Vedo che ai disegni c'è Ed McGuinness, che personalmente, sebbene non gradisca particolarmente, devo dire che fa benissimo il suo lavoro. Mi piace anche questo, come dire, questo approccio, perché in questo numero tra i personaggi che faranno la loro comparsa c'è anche Rec Rap, che questa versione alternativa piuttosto particolare di Spider-Man, con letteralmente il nome Parker al contrario. Non ho ancora capito bene, perché sono indietro con diversi numeri, quale sia la particolarità che appunto lo differenzia effettivamente, al di là del, come dire, del fare molto più da smargiasso e della sua forma fisica piuttosto prominente, sembra quasi più letteralmente un Hulk rispetto ovviamente al povero ed esile Spider-Man Peter Parker. Mi piace, ripeto, questa come dire, questa applicazione di Ed McGuinness per l'introduzione proprio di questo personaggio, perché sembra proprio vedere anche un po' la palette cromatica molto molto piatta, sembra di sfogliare quasi un fumetto, la prima apparizione o il primo scontro fra appunto Rec Rap e quest'altro personaggio che non mi ricordo, non mi viene in mente come si chiama, ma se non mi sbaglio dovrebbe essere una specie di fusione dei Sinistri 6 tutti quanti insieme, una versione anche abbastanza distorta e particolare. Però appunto sono indietro di un po' di numeri, tutto Gang War anche in americano non l'ho ancora letto, non sono ancora riuscito a metterci le mani sopra. Devo dire, ripeto, benché a me non piaccia particolarmente Ed McGuinness, apprezzo abbastanza cosa sta combinando, insomma, su queste pagine. Non so se poi tutto l'arco narrativo poi di Gang War sarà effettivamente realizzato lui, oppure se tornerà Romita Junior, questa cosa mi sfugge sul momento. Però insomma, ogni tanto vedere anche un autore di questo tipo sulla testata di Spider-Man, nonostante insomma bisogna lasciare un po' di agio e di spazio anche a John Romita Jr. per insomma portare avanti anche gli altri impegni, sicuramente soprattutto altre copertine che sta realizzando adesso per la Marvel. Insomma, è comunque interessante vedere autori come Ed McGuinness a lavoro su questa testata. Ma questo ovviamente non è l'unico spillatino che è uscito nel corso di queste settimane dedicato a Spider-Man, perché ovviamente lo avrete visto spalmato in tutti i mari, in tutti i laghi. Queste settimane, due settimane fa anzi, è uscito il primo numero di Ultimate Spider-Man, il rilancio un po' dell'universo Ultimate che anche Panini adesso sta facendo nel nostro paese. Tra l'altro mi sono pure recuperato le spillettine che dovreste trovare tranquillamente in fumetteria. Faccio vedere. Mi piace molto questa cosa che hanno, devo fare come Clio Makeup, hanno preso i vari loghi dei vari personaggi che al momento fanno parte un po' di questo trattamento appunto Ultimate, niente, non ci farò mai a metterlo a fuoco. Comunque il logo di Pantera Nera sopra la U, la stelletta degli Ultimates, in realtà la stelletta di Capitan America, ma insomma è lui il leader insomma di questo squadrone. La U che si mescola con le strisce di DNA, ovviamente, che a loro volta creano una X, e quindi anche qua l'anticipo anche dell'arrivo degli X-Men, che ovviamente è la testata Ultimate annunciata finora che più mi interessa in assoluto, visto che è interamente curata e realizzata da Peach Momoko. Sono super curiosito di vedere un po' come si adatterà un po' lo stile manga a una serie come Ultimate X-Men, realizzata appunto da Peach Momoko, e ovviamente anche quella di Spider-Man. Tra l'altro mi piace molto questa cosa, che non so se è una scelta solo per la copertina oppure se poi verrà mantenuta anche nel corso del fumetto, del ragno. Mi piace un sacco questo ragnetto perché mi ricorda il facehugger di Alien. Ha proprio, se avesse una codina sotto la parte posteriore, sembrerebbe proprio un facehugger con le braccia molto più in alto, molto più alzate. Rilancio ad opera di Jonathan Hickman e Marco Checchetto, insomma
veramente stiamo parlando di nomi di altissimo livello. Mi fa spaccare, veramente da ridere, il fatto che Jonathan Hickman abbia dovuto fare un casino con Secret Wars per far fuori Universo Ultimates, mantenendo soltanto poi i due personaggi di Miles Morales e del creatore, questa versione appunto Ultimate di Reed Richards, per poi essere lui lo scrittore che rilancia proprio il personaggio di Spider-Man nell'universo Ultimate, facendolo tornare a quello che è invece Peter Parker. Tra l'altro la cosa che sicuramente è più interessante, tra l'altro non sono ancora riuscito a leggere neanche in americano perché purtroppo ho bucato l'uscita del primo numero, quindi spero di riuscire in qualche modo e maniera a recuperarlo, perché ho intenzione di seguirla solamente in inglese, non di comprarmi anche gli spilatini italiani, magari in volumi quando uscirà. Però per adesso me la seguirò soltanto in spillati americani. La cosa che sembra più interessante è non solo che il personaggio di Peter Parker in queste pagine sia stato chiaramente ispirato al nostro caro amico Tollo, ma che proprio sia un Peter Parker anziano, un Peter Parker con tanto di famiglia al seguito, con due figlioli che già la capigliatura tradisce un po' quella che è la madre ovviamente di questi personaggi, che ovviamente penso proprio essere MJ, esattamente. E non so altro, sono riuscito un po' a tenermi distante da spoiler, pareri, recensioni su questo primo numero di Ultimate Spider-Man, proprio perché sono molto curioso di vedere un po' cosa combineranno insieme Jonathan Hickman e Marco Checchetto. Anche se Checchetto non è uno dei miei artisti preferiti, insomma, non stravedo particolarmente per lui, non solo sono contento che ci sia un artista italiano, soprattutto del calibro di Marco Checchetto, a lavorare su una testata del genere che ha ovviamente una copertura e un rilievo enormi, non solo in Italia ma ovviamente in America. Quindi insomma dovremmo essere veramente molto contenti, ma è sicuramente un autore che sa il fatto suo quando si tratta di rappresentare non solo il personaggio di Spider-Man, ma anche tutta una serie di elementi come questo, penso proprio che sia un Goblin, legato ovviamente al mondo di Spider-Man. Quindi ne so veramente poco e niente, lo leggerò sicuramente nel corso dei prossimi giorni perché sono veramente molto molto curioso. Tra l'altro ovviamente di questo numero sono uscite anche delle edizioni Variant, in particolare questa qui, bellissima. Questa è stata secondo me forse tra, come dire, del lancio delle Variant, questa secondo me è stata l'idea migliore, perché in America sono state realizzate tutta una serie di copertine Variant che ritroveremo ovviamente fra pochissimo, che riprendono ovviamente il nostro Spider-Man tutti quanti nella stessa posa, ma con diversi costumi forse più celebri e famosi insomma della sua carriera. Questo costume, quello di Scarlet Spider di Ben Reilly, è stato realizzato, o meglio questa copertina con questo costume è stata realizzata appositamente per il nostro paese, quindi se vogliamo anche a livello collezionistico, a livello anche internazionale, potrebbe essere qualcosa di molto molto interessante, che secondo me ha molto molto senso in, come dire, appunto in contenuto considerato quella che è appunto l'idea di fare le variant con i vari costumi. Mi è piaciuta molto questa scelta di Panini, e poi ovviamente hanno fatto anche questa variant in PVC che riporta tutta un'altra serie di costumi, tra cui ovviamente il costume di Miguel O'Hara, il costume di Spider-Man 2099, rimuovendo il PVC. Ecco qua sotto che ce n'è un altro ancora, che è ovviamente quello con il costume nero, e poi quello, adesso c'è un vuoto di memoria, dovrebbe essere quello di, non è quello di Beyond? Non mi ricordo che costume è questo, c'è un momento di lapsus, aiutatemi, mi sono perso sul momento. Mi sembrava fosse quello di Beyond la prima volta che l'ho visto, ma effettivamente il ragno nel costume dello Spider-Man del Beyond è spostato sul pettorale destro, quindi non, o sinistro, anche qua non mi ricordo più, quindi non è quello, dovrò indagare, dovrò ricordarmi un pochino. E la stessa cosa avviene anche sul retro, dietro abbiamo la copertina con insomma i dettagli, l'infografica, il codice ISBN del fumetto, mentre qui c'è appunto questa versione in bianco e nero del Goblin che vi ho mostrato prima, e qua invece soltanto il rilascio insomma del suo velivolo e ovviamente la città di sfondo. Molto molto carina anche questa, comunque è stata una bella idea da realizzare, al prezzo di 10 euro. Invece il mensile, comunque questo credo che sia un mensile, se non mi sbaglio, dovrebbe essere un'uscita mensile.
costa ovviamente 5 euro, mentre la variant sono 7 euro. Quindi tutto sommato queste penso che siano già brutalmente introvabili. Se riuscite a trovarle, insomma, ottimo, ottimo per voi. Sono molto belle, sono contento di essere riuscito un po' ad accaparrarmele perché erano molto molto carine, quindi sono molto contento di averle, insomma, di averci messo un po' le mie luride zampe sopra. Quindi l'universo Ultimate sta tornando, Ultimate Spider-Man è tornato, quindi dobbiamo essere sicuramente molto contenti di questo, ma tenendolo anche un pochino d'occhio. Sono molto curioso di vedere come verrà un po' reintegrata, ecco, l'operazione Ultimate all'interno dell'universo Marvel, soprattutto perché tenuto conto di come era stata concepita originariamente, quindi come modo per far inserire nuovi lettori all'interno ovviamente del panorama fumetti della Marvel, ecco, in questo caso non credo proprio che questo Ultimate Spider-Man possa essere un buon punto di inizio per nuovi lettori. Non lo so, già il fatto che ci sia Peter Parker anziano con famiglia potrebbe essere qualcosa che come dire destabilizzi un pochino qualcuno che ha comunque un'idea decisamente più classica e più canonizzata ovviamente del personaggio di Spider-Man, però ve lo farò sapere ovviamente quando l'avrò letto, perché ovviamente fino adesso non sono ancora riuscito a leggerlo. E poi concludiamo con questa piccola soddisfazione di cui vi ho già parlato anche su Instagram, ovvero Bodies, serie pubblicata da Panini DC invece, che fa parte dell'etichetta Black Label, uscita diverso tempo fa nel 2006 se non mi ricordo male, ovviamente sotto l'etichetta invece di Vertigo Comics, scritto da C. Spencer, con i disegni di Dean Ormstrong, Phil Winslade, Megan Etrick e Tula Lotai, con credo i colori di Lee Lafrige. È un bel volumone, anche questo abbastanza corposetto, che costa 27 euro, contenente tutti, no, è una serie del 2014, scusate, mi sembrava fosse più indietro, contenente gli 8 numeri che compongono in America questa storia molto molto interessante, che tra l'altro c'ha questa storia anche questa molto molto particolare, perché fino ad adesso, fondamentalmente, o comunque fino a poco tempo fa, anche in America questo fumetto era totalmente irrintracciabile, non si riusciva a trovare perché dalle fumetterie, dalla libreria mancava da veramente molto molto tempo, ovviamente nel mercato dell'usato, della seconda mano ovviamente si poteva ancora trovare, però come nuova copia a catalogo, diciamo, degli editori di Panini, di DC, perdonatemi, non era più stato ristampato. Ci è voluta la serie TV Netflix da cui è proprio stato tratto questo fumetto per far tornare appunto questa storia realizzata da questo team di artisti e da C. Spencer sui nostri scaffali. Si tratta di un fumetto molto interessante, di un bel giallone, che racconta lo stesso omicidio, l'indagine legata allo stesso omicidio su quattro linee temporali totalmente diverse, perché infatti passiamo dalla Londra del 1890 alla Londra sempre del 1940, saltando poi al 2014 fino al 2050. Quindi sembra stranissima questa cosa dello stesso corpo, dello stesso cadavere trovato nello stesso punto, ma a così tanti anni di distanza gli uni dagli altri. Quindi è sicuramente un'idea molto molto interessante, molto molto intrigante per raccontare un giallo, un thriller di questo tipo. E ripeto, tra l'altro io possiedo un originale di questo fumetto realizzato da Dean Ormstrong e non sono mai riuscito a leggerlo, quindi sono molto contento anche di questo, perché finalmente riesco un po' anche a leggermi il fumetto tratto da questa tavola originale che ho avuto per anni spalmata in faccia in studio e non sono mai riuscito a leggerlo neanche per vie traverse. Però sono molto contento anche per questo motivo. Tra l'altro apprezzo tanto che il logo sia stato realizzato tagliando letteralmente le varie lettere che lo compone, ovviamente riprendendo quelli che sono comunque dei font che arrivano chiaramente da diverse epoche. Questi sembrano molto più vittoriani, ma anche qua un pochino più gotici, e poi in particolare la I e la S sembrano un pochino più, viene da dire, cibernetici, più digitali, insomma, hanno un approccio sicuramente molto molto più moderno in questo senso. Quindi sono molto molto curioso di leggerlo, ve lo sfoglio immediatamente, soprattutto facendovi vedere quelle che sono le pagine realizzate da il disegnatore che più di tutti, devo essere onesto, mi intriga di questo fumetto. Ovviamente stiamo parlando di Ormstrong, che se non conoscete vi consiglio di recuperare su Black Hammer, mamma mia, mi raccomando.
Questa è una bellissima copertina, tra l'altro è la copertina con cui è stato lanciato inizialmente il fumetto di Bodies anche in Italia. Venne pubblicato, mi pare, una sola volta da Planeta, se non penso che Lion lo avesse riannunciato, ma non fu mai poi pubblicato. Appunto, credo proprio che ovviamente l'alternarsi dei vari disegnatori corrisponderà anche all'alternarsi delle varie epoche. Ecco qua, ovviamente Dean Ormston non poteva non realizzare le pagine ambientate a Londra nel 1890. Fighissime, a me piace veramente veramente tantissimo lo stile di Dean Ormston. Già mi piaceva molto su Black Hammer, ma credo che poi su storie come questa, storie come Bodies, possa avere un twist ulteriore, possa avere un approccio decisamente più adatto anche un po' al suo stile. Questo invece stiamo parlando di Londra del 2050. Non so chi siano i vari disegnatori, chi ha disegnato cosa, abbiate pazienza, conosco soltanto purtroppo quello di Dean Ormston. Questo invece è la Londra del 1940, quindi penso anche in pieno sviluppo e attesa soprattutto del secondo conflitto mondiale. E ripeto, sono gasatissimo, veramente non vedo l'ora di leggerlo perché, ripeto, l'ho avuto davanti agli occhi per tanto tanto tempo. Se riesco vi mostro anche qua la pagina che io possiedo, è questa qua sulla sinistra, e mi fa veramente un certo effetto vederla tutte le volte con i balloon, le descrizioni e soprattutto anche i colori, questi dettagli in arancione su questo stranissimo calice e su questo sguardo allucinato del personaggio. Sono veramente super super curioso e super super contento che sia tornato in Italia. Perché, ripeto, sembra veramente super interessante. Se qualcuno ha già visto la serie televisiva o ha già letto questo fumetto, mi faccia sapere, così mi gaso ulteriormente, sperando insomma invece di non vedere appiattite tutte le mie, come dire, i miei buonissimi propositi verso questo fumetto. Orbene, come al solito, fatemi un po' sapere cosa avete letto e comprato voi nel corso di queste settimane. Mi raccomando, i commenti come sempre sono qua sotto a vostra disposizione per poterlo fare. Se vi andasse anche di seguirmi un po' sui social che ormai utilizzo più spesso, ovvero Instagram, mi raccomando, mi farebbe molto ma di molto piacere. Il link è sempre qua sotto in descrizione, e sempre in descrizione ci sono i link per non solo questi fumetti di cui vi ho parlato in questa sede, ma anche altri piccoli gioiellini, tra cui proprio Black Hammer che vi ho citato parlando di Bodies, che vi consiglio sempre di recuperare, che per me sono delle piccole perle. Ho già pronto un video, stranamente, che dovrebbe uscire proprio questo mercoledì. E poi ne ho un altro paio in programma per i prossimi giorni, quindi vediamo pian pianino di calibrare, cominciare un po' anche a macinare per i video futuri. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli!